Un caro saluto a tutti. Oggi con questo sfondo così bello, città alta, sono qui in seminario per l'ultima lezione di un corso che tengo all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Ne approfitto di qualche minuto di anticipo per registrare il commento al Vangelo di questo mercoledì 5 giugno. Mettiamoci in ascolto. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del Roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Testo molto molto interessante. Per capirlo occorre fare una premessa, che è questa. Gesù sta parlando con i sadducei. Chi sono i sadducei? Di fatto i sadducei sono l'elite sacerdotale del tempo di Gesù, erano coloro che si occupavano del tempio, spesso il sommo sacerdote era scelto dai sadducei. E il loro modo di interpretare il giudaismo era abbastanza particolare, il loro giudaismo era proprio legato al tempio e credevano in due cose. La prima, non credevano nella risurrezione dei morti, avevano una fede in Dio senza l'idea di una vita ultraterrena. Ce l'avevano un po' strana, cioè i morti dopo la morte vanno in un regno delle ombre, delle tenebre, nello Sheol, ma non pensavano che ci fosse una vita ultraterrena, una risurrezione dei morti. E inoltre non leggevano tutta la Bibbia, quella che noi consideriamo tutta la Bibbia ebraica, ma solo la Torah, consideravano sacri solo i primi cinque libri della Bibbia. Molto interessante questo, che Gesù, per dire che Dio è il Dio dei vivi, cita proprio i primi cinque libri della Bibbia. Ci sarebbero altri passaggi dove è più evidente, no, questa cosa nella scrittura, ma lui dice proprio che Dio è Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il modo con cui Dio si presenta sempre nella Torah. Guardate che questo dal punto di vista missionario è molto interessante. Gesù cerca un terreno comune, cita un testo su cui anche loro sono d'accordo, anche loro lo leggerebbero. Cioè Gesù accetta di creare un terreno comune per comprendersi. Molto interessante questo. Ma torniamo alla loro convinzione che non esista una vita dopo la morte. Per questo loro mettono alla prova Gesù, inventano questo caso limite di una donna che ha avuto sette mariti. E mettono alla prova Gesù. Vediamo come te la cavi. Qual è l'implicito del loro ragionamento? Che è assurda la risurrezione dei morti, è lì da vedere. Se tu ammetti che c'è la risurrezione dei morti, non ne vieni fuori da questo caso di chi sarà moglie dopo la risurrezione se in sette l'hanno avuta in moglie. Gesù fa una cosa molto interessante e mostra loro che questo ragionamento, da una parte, ha un eccesso di fantasia, dall'altro un difetto di fede, di immaginazione. Vediamo l'eccesso. Gesù mostra loro che sono in errore, che stanno creando un caso limite, creano questo caso molto fantasioso, molto improbabile. Una donna che ha avuto sette mariti è davvero molto improbabile, proprio per mettere alla prova, cioè creano il caso ad hoc, quasi impossibile, per mettere alla prova Gesù. È un eccesso di fantasia fatto per andar lì a cercare il caso spaccando il capello in quattro, per essere molto molto puntigliosi, vanno proprio a cercare il caso inventato ad hoc per mettere in difficoltà Gesù. Ma
Non cercano la verità questi, questi hanno già deciso come deve essere la conclusione del ragionamento. Il caso che propongono non è sincero, non è onesto, non vanno da Gesù con una vera domanda, ma vanno già con una risposta, sanno già come deve andare a finire il ragionamento e si costruiscono una storia ad hoc per mettere alla prova Gesù. Guardate che nella nostra vita a volte facciamo fatica nella fede, ma anche nelle nostre relazioni, almeno per quel poco che ci capisco, perché non è raro che facciamo così, il caso limite, andiamo proprio a sottolineare le cose che ci danno ragione. Io so già come devono andare le cose e in base ai miei schemi interpreto tutto. Beh, ma allora la realtà non ti sorprenderai mai, cioè vivi in un mondo dove vai a cercare le cose che ti danno ragione. E questo è un bel problema, no? Che Gesù smaschera del modo con cui ragionano questi sadducei. Però hanno anche un difetto di immaginazione. Non pensano che Dio sia onnipotente e sia signore dei vivi. Che bella la definizione, no? Che dà Gesù. Dio è signore dei vivi, non dei morti. Loro alla fine non riescono a immaginare che l'onnipotenza di Dio comprenda anche un qualcosa che vada oltre la loro vita. Vincolano Dio ai loro schemi. Vincolano Dio le loro credenze. Da un lato costruiscono il caso ad hoc per mettere in difficoltà Gesù, con questo eccesso di immaginazione. Dall'altra non riescono a immaginare l'onnipotenza di Dio. Non riescono a credere all'onnipotenza di Dio. Costruiscono Dio dentro il ristretto recinto di ciò che loro credono, di ciò che loro pensano. Non c'è fede a queste condizioni. Cioè, se tu vai a cercare con tutta la fantasia di questa terra quello che ti dà ragione e non sei disposto a cambiare la tua mentalità in base all'incontro con Dio, non c'è fede possibile. Ma mi viene da dire che non ci sono relazioni umane possibili. Se tutto lo devi costringere nei tuoi schemi, non c'è nulla di vivente nella tua vita. Tutto è ucciso a partire dai tuoi schemi interpretativi. Questo è il grosso rischio che denuncia Gesù, uccidere tutto e sacrificare tutto a partire dai nostri modi di leggere la realtà. Io ho il mio modo di leggere la realtà, il mio modo di pensare Dio e sono disposto a sacrificare tutto, tutti, persino Dio sul mio modo di interpretare la realtà. Io non sono per nulla disposto a lasciarmi scalfire, a mettere in conto che le cose potrebbero essere diverse. Ma guarda che ti perdi un sacco di cose. Ti perdi il Dio vivente prima di tutto, perché come fai a incontrare il vivente se non gli dai la possibilità di essere vivo, se semplicemente è lui che deve stare nei tuoi schemi? Ma ti perdi anche gli altri, ti perdi il bello della vita, ti perdi i progetti. Perché? Perché tutto per te deve essere assolutamente rassicurante. Questo per i sadducei. Non c'è nulla che debba sfuggire al mio controllo. In base a questo si perdono un sacco di cose, si perdono un sacco di vita. Lasciamoci convertire, no, da Gesù. Lasciamo che la nostra immagine di mondo, di Dio, della nostra vita sia aperta al suo Vangelo, senza costringere tutto ai nostri schemi interpretativi. Allora ci lasciamo proprio con questa bella immagine di Gesù. Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Tutti viviamo in Lui e Lui è disposto a darci la vita se noi glielo permettiamo e a vivificare la nostra vita se glielo permettiamo. Grazie di aver seguito questo momento e auguro davvero a tutti di cuore un buon mercoledì.